Guardando un quadro di Arakawa, cosa mi viene in mente? La mente. Un quadro di Arakawa sembra fatto apposta per contenere la mente. Dopo aver osservato attentamente un quadro di Arakawa, comincio a sentire che la mia mente somiglia al quadro. I quadri di Arakawa sono pieni di frecce, la mia mente anche. Nei quadri di Arakawa ci sono molte linee, ci sono delle parole rarefatte come quelle che risuonano nella mente, parole che stanno là come cose, elementi di arredamento mentale, parole che si fanno forti della loro autorità, portatrici autorizzate di significato, autorità che si impone indipendentemente da qualsiasi significato. I quadri di Arakawa sono sempre molto grandi, lo spazio non è mai omogeneo. Qui è denso, là rarefatto, qua è una superficie piatta, là è una stratificazione di universi. I quadri di Arakawa sono pieni di luce, luce fatta di tutti i colori e dell'assenza di colori. Luce che viene prima e dopo ogni colore. Luce insieme ondulatoria e crepuscolare, fatta di pulsazioni, di frecce volanti. Anche il blank è un colore, il blank è il colore della mente. La mente è un colore che non riusciamo mai a vedere, perché c'è sempre qualche altro colore che ci passa per la mente e si sovrappone al nostro sguardo. Solo lo sguardo di Arakawa è così veloce che riesce a cogliere il vero colore e comunicarcelo. La mente non può avere altro colore che quello dei quadri di Arakawa.